Ciao ragazze, allora benvenute nel mio canale. Oggi ci sarà il solito appuntamento mensile dei preferiti del mese, sempre in collaborazione con la bellissima Federica Dery Bruno qui su YouTube. Vi lascio giù nell'info box il link al suo canale e al suo video. Io Fede ti mando un bacione forte e ti voglio bene, lo sai. Io e Federica e anche con Daniela abbiamo davvero instaurato un bellissimo rapporto, ci sentiamo tutti i giorni e ci schiattiamo dalle risate, davvero le adoro. Però inizio subito perché sennò questo video durerà una vita e vi faccio vedere i miei preferiti di questo mese. Allora, senza alcun dubbio, ci sono alcuni prodotti della Collection Professional. Allora, inizio con il pezzo forte perché io da quando l'ho ricevuta la uso sempre, ma vi dico sempre, ed è la palette questa qui della Le Shadow Matte Silky Touch. Questa azienda, come vi ho scritto, perché molte ragazze volevano acquistare i loro prodotti, il loro shop online sarà aperto nei giorni, insomma, del Cosmoprof, perché viene inaugurato lì, quindi i primi di aprile inaugureranno questo shop online e quindi potete acquistare sul loro sito. Io più di questo non so, almeno così mi ha detto l'azienda. E questa qui è sta palette, io ve la straconsiglio perché ha un costo di 15 euro, ma ha dei colori stupendi. Si può notare, insomma, tutti i colori utilizzati, anche questo qui, il trucco con il rosa che mi avete visto su Facebook, l'ho realizzato proprio con tutta questa palette. Ho utilizzato il fucsia, il rosa, il marrone, il viola, è davvero fantastica, molto molto bella, la adoro. E mi ci sto trovando divinamente. Gli ombretti sono belli scriventi, sono un po' polverosetti, ma se ci andate ad applicare una base cremosa sotto, non c'è alcun problema, perché l'ombretto tende proprio ad aderire alla base cremosa. Li reputo molto molto più pigmentati della palette, per dirvi, che ho della Paola P, l'Africa Collection, che comunque sono tutti ombretti matte. Ho potuto fare il paragone e vi assicuro che è molto più scrivente questa, a un costo di 15 euro. Io l'Africa l'ho comprata in fiera a 20 euro, però per le ragazze che la comprano a 40 euro, io ho avuto modo di provarle tutte e due, però come il color burro io lo adoro di questa palette, è fantastico ed è il numero 08. Si chiama beige ed è questo qui, ma è fantastico, raga, è stupendo. Io ci applico sempre la base burro di Kiko per enfatizzare ancora di più il colore, perché mi fa impazzire proprio, davvero. Non vedo l'ora che ci sarà il Cosmoprof, perché voglio provare anche gli ombretti shimmer di questa azienda qui, che sto amando davvero. Sempre nella Collection Professional ho utilizzato molto queste due matite che fanno parte di due linee diverse. Questa qui è la matita Occhi Kroll Eye Pencil, ho utilizzato questa qui burro e mi ci sto trovando bene. Questo è il colore, molto, ha un tratto non troppo morbido né troppo duro, diciamo ha un tratto giusto, secondo me, ha una mina giusta, perché non si scioglie, e per chi porta le lenti a contatto come me è perfetta, perché non va a sporcare le lentine. Questa matita qui la sto amando. E questa qui è la Butter 12 della linea Kroll Eye Pencil, matita occhi, queste qui un pochettino più lunghe. E poi ho utilizzato molto questa qui, che è la matita lunga durata Black 01 Long Lasting Eyeliner 01 Black, come riga di eyeliner. Questo qui che ho, che mi vedete, non è questa, ma l'eyeliner. Però quando, insomma, l'ho provata, e vedete che bel nero che è, fa davvero una bella riga di eyeliner e duratura, devo dire la verità, mi piace moltissimo. E ho utilizzato queste molto molto molto, devo dire la verità. Ho utilizzato, vabbè, vari prodotti, ho provato bene tutta la loro linea, però giustamente non potevo fare un video di 50.000 prodotti e quindi ne ho scelti soltanto 10. Come non mettere in questo video i due prodottini della Bourjois, che ho preso al Banchetto Magico, come ben sapete, a soli 3 euro, ed è l'illuminante, che è stupendo, ed è anche quello che ho indosso da stamattina, tra l'altro, e si vede ancora.
Perché stamattina sono andata a prendermi un caffè con la mia amica Carmela del canale Non Fashion and Beauty ed è davvero una ragazza bellissima, ragazza, è una modella, è spettacolare. Io sono rimasta incantata quando l'ho vista. Io ti mando un bacio, Carmela, sei davvero splendida, una ragazza gentilissima, di una dolcezza veramente immensa. Verrà con me al Cosmo, prof, io non vedo l'ora di stare in sua compagnia. E da stamattina, insomma, che sono truccata, e come potete vedere, questi due prodotti reggono molto molto bene. Ed è l'illuminante della Bourjois, il 53, questo qui, fatto in questo modo. Io, come vedete, conservo sempre la plastichina sopra perché non voglio che il prodotto mi si secchi. E lo stesso è per questo qui, che è il 52, perché il 53 o il 54 la terra è un pochettino troppo aranciata e quindi ho preso questa, sempre con la plastichina sopra perché non voglio che mi si secchi. L'ho utilizzato davvero per tutto il mese, sono davvero degli ottimi ottimi prodotti e pagati solo 3 euro, cioè gioia allo stato puro, davvero, non potete capire. E lo stesso vale per questo blush qui della Yun, che ho pagato sempre 3 euro al banchetto magico, ed è il Breezy Cheeks Blush, ed è un blush che ho conosciuto grazie a Giorgia April, questa marca, ed è un bellissimo color malva, rosa antico, è un blush in crema molto molto bello. Vi faccio uno swatch, ma già ve l'ho mostrato, vedete com'è scrivente, è qualcosa di fantastico. Una volta sfumato dà un bellissimo effetto, davvero troppo troppo bello. È qualcosa di fantastico e bello, mi è piaciuto tanto e l'ho utilizzato davvero tanto. Poi, sempre della Bourjois, ho utilizzato moltissimo il loro eyeliner perché fa una linea davvero molto molto fine. Ed è il liner Clubbing Color Vibrante Ultra Resistance. Questo packaging qui ha davvero un tratto molto molto sottile. Questo l'ho fatta, come si suol dire, alla cazzo de cane, però è uscita abbastanza sottile. È proprio il pennino che è sottile. È bello bello bello. Questo eyeliner dura tanto, sempre 3 euro. Quindi estasi allo stato puro. Poi ho utilizzato, me la so proprio mangiata, la matitina di Wycon, matita labbra contorno perfetto, perché io la utilizzo come primer per tutti i rossetti, per contornare le labbra, per evitare il full out del prodotto. Mi ci sto trovando divinamente e sicuramente ne andrò a ricomprare. A un prezzo più che giusto perché costa 4,90 euro, ma vi assicuro che è molto molto valida come prodotto, quindi ve la straconsiglio. E davvero, utilizzata come primer labbra, vi enfatizza, vi fa innanzitutto resistere di più il rossetto, ma vi fa proprio un effetto tatuaggio con il prodotto. Non so, sembra che il rossetto è impresso proprio sulle labbra, non va via. Almeno con questo effetto qua me lo fa con i rossetti matte, tipo questo, vedete? E ci ho mangiato prima, ci ho bevuto, qua fantastico. Si è proprio, è proprio aderito, è ottima, ottima, ottima. E questa sempre l'ho acquistata sotto consiglio di Eleonora, Eleonora Manni, perché lei non sbaglia un colpo, raga. Io ogni cosa che acquisto sotto suo consiglio è buono. Quando le recensioni, vedete, sono fatte bene e sono veritieri, questo, veritiere, questo è il risultato. Poi, allora, ho utilizzato molto questa qui, ma essendo un prodotto da smaltire, è come si suol dire il cesso della settimana. Io la odio con tutta me stessa, però purtroppo ce l'ho e la devo terminare. Orrenda, orrenda, vi lucida tantissimo il viso una volta che l'applicate, non copre una mazza. Cerco di miscelarla con dei vari fondi perché a solo mi fa troppo troppo schifo. Non la riesco proprio ad utilizzare, però purtroppo la voglio finire, ce l'ho da più di un anno e quindi insomma la voglio terminare perché non mi piace, non la subisco proprio, non esiste, non si può fare un qualcosa del genere, è pessimo, davvero pessimo. E questo è il cesso della settimana.
E come ultimo prodotto che ho utilizzato come cipria, questa qui è molto coprente perché è nato come fondo minerale. Però avendo la pelle secca, se vado ad applicare solo questo prodotto sul mio viso, anche con una crema idratante, si nota proprio la mia pelle secca, quindi evito e la applico come cipria quando utilizzo pure questa BB cream qui perché fa pena e mi fa un bel colorito, un bel incarnato, insomma mi nasconde lo schifo che è quella BB cream perché davvero tanto, soprattutto se lo vado ad applicare con un bel kabuki o un pennello flat bello fitto, mi fa proprio un bell'effetto bambola di ceramica, ottima, ottima, ottima come cipria. Ed è di questa azienda qui, la Barefaced Beauty. Vi devo fare la review di questa. Di questi prodotti, no, mi devo insomma organizzare un po', devo fare un sacco di video, ragazzi, vi giuro. Ed è il Mineral Foundation Promise. Spero che si vede. Comunque vi voglio parlare anche di questa azienda perché merita, è un'azienda inglese di prodotti minerali. E niente, io vi mando un forte bacio, ragazze. Questi sono stati i miei preferiti del mese, i prodotti che ho utilizzato di più. Ce ne sono altri, però vi ripeto, per non fare un video super super lungo, vi ho messo quelli proprio stra 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 utilizzati. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ragazze. Saluto la bellissima Federica e mi raccomando, andate a vedere il video di Fede perché a me mi fa schiattare dalle risate, è qualcosa di eccezionale. L'adoro, l'adoro, l'adoro. E come A lei, l'adoro, l'adoro, l'adoro. Detto questo, ragazzi, vi bacio tutte, ve se ama e alla prossima, ciao!